Con una presentazione in stile USA, questo pomeriggio è stato dato avvio alla stagione 2018-2019 del Basket Club Ospedaletti, una delle società più attive nel panorama cestistico provinciale, ha chiamato a sé tifosi, amici e parenti dei giocatori per far sentire il proprio appoggio all'inizio dell'annata, che vedrà la formazione di Serie C tentare la pro dei playoff, ma con un occhio di riguardo anche alle squadre giovanili, come confermato dal lead coach della società, Andrea Lupi. Quest'anno è una, diciamo che è un po' l'anno zero per questa società, perché abbiamo deciso di cambiare i programmi, di avere una squadra con giocatori del territorio, soprattutto del territorio, per valorizzare i giovani della provincia di Imperia, e non abbiamo idea di dove potremmo arrivare. Certamente sappiamo che possiamo fare bene e speriamo di avere quei risultati che ci stiamo prefissando. Com'è la pallacanestro negli anni nel nuovo millennio in provincia di Imperia, in particolare Ospedaletti? Ma guarda, noi siamo un po' onose felice, perché siamo l'unica società che sono anni che fa un campionato importante, gli altri sono un po' dietro, speriamo che anche altre società riescano ad arrivare un attimino in un campionato giusto come la C-Silver e Ligure. Lei vive la pallacanestro da quando era ragazzino, com'è cambiata dagli anni 80 ad oggi? Ma io penso sia cambiata tanto, soprattutto a livello tecnico, a livello fisico, qualcosina di più. A livello dirigenziale penso che negli anni 80 c'erano dirigenti molto più bravi, molto più capaci. Adesso noi qua, come sapete, abbiamo un grande presidente che è Davide Morabito, che c'era già negli anni 80, perciò sa come sono le dinamiche e le situazioni delle società di basket. Quante squadre giovanili avrete e quanti ragazzi ci saranno a giocare a pallacanestro qua a Ospedaletti? Guarda, abbiamo due squadre giovanili, la 18 e la 13, più un folto gruppo di mini basket. Io penso che quest'anno possiamo benissimo arrivare a 70-80 elementi. E in rapporto ad altre società com'è il numero di squadre e di elementi? Ma guarda, in rapporto ad altre società sicuramente magari altre società hanno qualche squadra in più giovanile. Però se mettiamo che Ospedaletti è un paese di 2500 abitanti, penso che facciamo già tantissimo. Per la Serie C qualche speranza, qualche ambizione? Ma noi il programma è arrivare nelle prime 8 e fare i playoff, poi quello che viene dopo ben venga. Umberto Germinale, alla presentazione della stagione 18-19 del Basket Club Ospedaletti, anche l'amministrazione vicina a questa società, che oltre ad avere una squadra in Serie C ha anche tanti giovanissimi che praticano questo splendido sport. Sì, esatto, noi auguriamo da parte mia personale e da parte di tutta l'amministrazione un buon campionato, un buon auspicio alla prima squadra, ma soprattutto al vivaio e alla società basket, che è un gioiello per la nostra Ospedaletti. Ospedaletti è un piccolo centro che ha da un po' di anni anche una buona squadra di calcio, però il basket ad Ospedaletti è una tradizione importante. Il basket fonda le sue radici lontane, tra gli anni 50 e 60, addirittura con la US Col di Rodi, e poi c'è tutta una storia dietro, quindi le radici dello sport di Ospedaletti sono il basket. Ovviamente il calcio, specie negli ultimi anni, è riuscito ad avere un ottimo background anche lì di bambini e di dirigenti, e ha fatto sì che siano le due nostre punte di diamante nello sport.